Buonasera a tutti. Doveva fare l'introduzione Filippo Bucarelli, che è il responsabile di Poiein Lab. Purtroppo è stato trattenuto per un impegno accademico, quindi faccio anch'io gli onori di casa. Sono Alfonso Venturini, sempre di Poiein Lab. L'iniziativa di oggi rientra in quelle che noi abbiamo dedicato alla figura di Pasolini. Sono stati già almeno due convegni, sempre online, purtroppo, questa è la nuova, siamo obbligati a farlo in questo modo. Per quanto riguarda gli aspetti politici e letterari dell'opera di Pasolini, oggi invece siamo al Pasolini e il cinema. Nel quadro di questa iniziativa per l'approfondimento dello studio di Pasolini e il cinema, in realtà c'è già stato un primo atto che è stato costituito da un ciclo di quattro film proiettati a febbraio, inizio marzo, al Cinema Splendor di Pescia, poco prima della chiusura per il Covid. E quello era il primo atto di queste iniziative, e questo incontro sarebbe dovuto tenere immediatamente dopo il ciclo di proiezioni, come logica conclusione e momento di discussione. Purtroppo il coronavirus ha sconvolto i piani di questo, e non solo questi piani. Le proiezioni furono fatte e siamo ora 3 mesi di distanza, oltretutto online, che è un compenso un po' straniante, a parlarne. Beh, venendo al tema, quindi, nei molti argomenti che potevamo affrontare per parlare di Pasolini in cinema, abbiamo scelto di focalizzare la nostra attenzione sull'eredità cinematografica di Pasolini, ovvero sia se la sua attività, le sue opere hanno lasciato un segno, delle tracce nella cinematografia italiana di questi anni. Per parlare di questo abbiamo invitato tre studiosi, una si è aggiunta, Barbara Corsi, all'ultimo momento, graditissima ospite, ve li presento. Il primo è Claudio Carabba, che purtroppo per un contrattempo non sarà presente in diretta, ma che ci ha mandato la registrazione del suo intervento. Carabba è uno storico e critico cinematografico che ha lavorato per anni per importanti testate giornalistiche e fino praticamente a ieri ha tenuto una rubrica settimanale del Corriere della Sera. La seconda studiosa, che invece, grazie al cielo, è ben presente, che abbiamo coinvolto, è Giulia Zoppi, autrice di teatro e di adattamenti radiofonici per Radio 3 Rai, Rai International. Vice direttrice della rivista Carte di Cinema, collaboratrice di altre riviste, fra cui segnalo Diari del Cineclub, e per 11 anni ha fatto parte del CDA del Teatro Manzoni, il nostro teatro, il Teatro di Pistoia. E mi fermo qui perché chiaramente il curriculum è ben più ricco. La terza ospite che abbiamo, che si è aggiunta all'ultimo momento, e ringrazio caldamente, è Barbara Corsi. Barbara Corsi, che è ricercatrice, storica del cinema ed è soprattutto probabilmente il più importante studioso, studiosa, però non vorrei offendere le questioni di genere, il più importante studioso della storia economica del cinema in Italia. Fatte queste debite presentazioni, direi di lasciare virtualmente la parola Claudio Carabba, che facendo partire purtroppo così la registrazione, e poi ci risentiamo alla fine. L'intervento di Carabba dura 15 minuti. Il tema scelto dagli amici mi sembra interessante, non parlare del cinema di Pasolini, su cui ci sono molti stimatori, dedicatori, io vediamo certi di Pasolini, altri ne hanno altri,
io sono un uccellaccio, uccellino in particolare, della carriera, e anche dei film, a fattore mamma altri, e preferiscono i film parabola o altro. Ecco, il problema quindi è non ora discutere su quanto Pasolini fu grande come regista intellettuale e forzato, ma e quale, ecco il tema qui è quale eredità ha lasciato, quale. Va detto che Pasolini era abbastanza apparentemente un solitario, in realtà all'inizio aveva molti amici importanti, penso a tutti, la famiglia Bertolucci, Attilio, Bernardo, Giuseppe, a me tutti scomparsi, penso anche a delle strane affinità con registi calligrafici insoliti che lui, come Bolognini, lui comincia a lavorare con Bolognini alla giornata Balonda, La notte brava, e Bolognini è un regista forse da rivalutare, ma era una abbastanza sottovalutata, arrivato di essere calligrafico, poi invece ti affida, sono film pasoliniani già questi. Il progetto, uno dei punti cardine di Pasolini negli anni, pensato attorno a Mamma Roma, è quello che c'è in corso una sorta di genocidio del popolo suburbano romano, di un mondo che rischia di scomparire, ucciso dal progresso e sterminatore. In questo senso, ecco che abbiamo gli eredi più evidenti, sono quelli che tornano a Ostia e nei dintorni di Ostia e raccontano nel cinema d'Italia negli anni 2000 e mai 2010, questa realtà come è cambiata, come rispetto ai tempi di Pasolini, quanto è degradata, quanto esiste ancora. I migliori nomi sono ovviamente Matteo Garrone, che comincia con qui non proprio pasoliniani, ma quasi, penso all'Imbalsamatore, penso ai primissimi viaggi nelle terre di mezzo, nelle cose, e poi diventa fortemente pasoliniano nel film ispirato al Canaro, il sottoproletario che uccide abbastanza effettivamente un suo persecutore, sempre molto suburbano, su Ostiense, insomma, la faccia, parte del genere di Ostiense, che io amo molto, anche perché da giovane ero un sostenitore del Canaro, fondammo i tre amici del Canaro, quindi eravamo, insomma, questa vendetta di piano, del debole contro il forte. E poi il quadro singolare di Garrone, che è l'unico che ha ripreso la trilogia della vita, e con Racconto dei racconti di veramente ispirato a Basile, senz'altro vede quel, pensa a quel Pasolini. Quel Pasolini che, poveretto, aprì il ciclo di Cameronico, che era pazzo, scolacciava Cavalla, tutta luna, mentre il diavolo dell'inferno, però Pasolini non aveva colpa di questo sfruttamento commerciale, anzi penso, lo diavolo non mi ricordo, ma alcuni uscirono a Pasolini già morti, perché prima alcuni ancora vivi, alcuni senz'altro aveva il rispetto di aver favorito questa mercificazione dei corpi, della morte, per succedere, perché specialmente De Cane non ebbe un grosso successo commerciale e quindi un altro. Tra i piccoli romani che non sono Gallone, che ovviamente è un po' mai uno dei registi più famosi d'Italia, ma ce ne sono anche altri, penso a Claudio Caligari, che è scomparso velocemente, che nel film Non essere cattivo è proprio fortemente pasoliniano, stato degli amici, più amici in questo mondo, uno che era mai, anzi ha lanciato gli attori che ora Marinelli, poi ora sono stati più emergenti, quindi. E tra i piccoli film, senz'altro Giovannesi con Fiore, e anche un film che hanno visto in pochissimi di un giovane che ha fatto questo film, Bastano per la prima, Cuori puri, di Roberto De Paolis, che anche quello, una periferia
uno stato d'amore difficile, impossibile, la periferia umana più degradata. Quindi da una parte c'è il filone di coloro che tornano a Roma, della Roma degradata, dei ritorni di Roma, la Roma forse ancora più cattiva, ad esempio, si pensa alle bande criminali, e che riprendono senz'altro il discorso di Pasolini, anche se in Pasolini c'era una specie di impianto di un mondo che scompariva, e qui c'è più, forse meglio, ma c'è anche uno spavento in questo mondo molto crudele, di queste tappe, specialmente andando del canale. In realtà, prima di questa generazione degli anni 2000, chi si rifà a Pasolini in qualche modo sono due autori, a mio avviso. Uno molto famoso, che è Moretti. Moretti, al di là della passeggiata sulla tomba di Pasolini in Caro Diario, il giro di motocicletta, è forse l'episodio più bello di Caro Diario, divide con Pasolini non tanto lo stile quanto l'ansia sociale, la volontà colossale di sconvolgere la società, di intuirla, di anticipare gli eventi della società. In questo senso è più un'attività intellettuale che un'attività stilistica di cinema, per penso che il cinema Moretti non sia pasoliniano nel senso del linguaggio, ma lo sia appunto in questo sentire, in questa strada bianca. E è pasoliniano un regista meno famoso, ma a mio avviso interessante, che Marco Tullio Giordano, che già comincia il suo primo, la sua opera prima, è un'opera arrabbiata, Maledetti li amerò, che voglio dire del 79, dicembre dell'80, e è in qualche modo un film della rabbia sociale, un film un po' sconnesso, ma che si rifà a questi temi. E Pasolini e Giordana poi non per nulla arriva a fare un film sulla morte di Pasolini. Pasolini è un delitto italiano, che ne è uscito diversi, Bortellara, Grimaldi, altri film, mio amico Davide Greco ha fatto la macchinazione, che Grimaldi girato ne sa. Insomma, in quasi tutti, a parte Grimaldi e pensa più alle cose psicologiche, più al diritto sessuale, punta sulla mano sul meccanismo che portò appunto alla morte di Pasolini. Però al di là, i film sulla morte di Pasolini non sono necessariamente pasoliniani, ecco, stilisticamente, per l'ara va per suo conto, come lui, però non sono, forse il migliore è proprio Giordano, ha fatto tanti 100 passi sulla morte di un delitto di mafia, quindi è più portato a questa fine di denuncia. Però in Giordana vedo gli elementi pasoliniani, specialmente in un film televisivo e poi è stato trasformato in televisione per le sale, La Meglio Gioventù, che già nel titolo è omaggio a Pasolini, invece La Meglio Gioventù va sottoterra per un canto antico, anche Pasolini ha ripreso per le sue poesie, quindi chiamare è un affresco dell'Italia, di giovane Italia, nel 70-80, e è evidente l'omaggio a Pasolini. E Giordana poi, ecco, questo è, ha fatto un film, Quando sei nato non puoi nasconderti, è un film del 2005, è uno dei primi sul dramma degli emigranti, proprio tutto il giro che ci sono, a parte la pandemia, nuove sciagure in mare. E viene da domandare, non può essere pasoliniano, perché ancora Pasolini questo tema non era affiorato nell'Italia, ma c'è una croce che emerge più dagli anni 80-90, direi, quando Pasolini è già morto. Viene a domandarsi se e come Pasolini avrebbe affrontato questo tema. Mi sembra difficile, se un padre di regione, la Pasolini, ai tempi non ci sarebbe troppo, forse anziano, ma come l'avrebbe raccontato, come l'avrebbe raccontato, con quale rigore, con quale rabbia,
abbiamo dei tempi, e quindi ecco questo è grosso modo, io direi, gli amici iniziali, che non sono ovviamente Lady, ma anzi in qualche modo proteggono Pasolini dagli attacchi violenti, non già in vita, però sono amici importanti, penso a Enzo Siciliano e Laura Betti, che sono tra quelli che più si impegnarono per denunciare la sua morte, a Moravia e Lavorante, e più tardi a Celani, Vincenzo Celani, Lorelli e nella, sulla mostruosità della piccola borghesia, forse c'era anche un romanzo del mese piccolo piccolo, si ispira a professore, c'era me, diventava una volta anche lui, ma era il custode del ritratto di Pasolini, quindi c'era un certo tipo di familiare, non mi fa fare tre pagine, non forse scusato, e comunque c'era un legame. Quindi ecco, in questo primo periodo, il periodo degli anni 60, c'è cioè poi la tragedia, Pasolini ha molti nemici, viene processato, accusato addirittura, ma di aver rapinato benzinaro, insomma cose strane, oltre ai processi morali del Cina. Però ha un ruolo forte di intellettuali, senza potere ma importanti, protettori, che in qualche modo cercano di difendere, cercheranno di difendere dopo la morte, che ebbe strascichi polemici violenti. E vorrei ricordare anche un mio amico che è poco scomparso, Piero Gelli, che ha cambiato tanti editori, è stato direttore editoriale di tanti editori importanti, e per i Naudi volle a tutti i costi fare Petrolio, che era un'opera di romanzo incompiuto di Pasolini, molto interessante, anche se tanto pari, se la vengono molto bersagli grossi, come Cefi, che erano i presenti in Italia più oscuri degli anni 70. È un romanzo che Einaudi non voleva ufficiale, vabbè, Piero Gelli era direttore da poco nominato, e non per nulla il libro uscì, ma Gelli si rimise poco dopo, come dire, come Pasolini resta scomodo sempre anche quando è morto. Però ecco, tra, quindi c'è la volontà di continuare la lezione in tanti. Parlavo di Giordano, la mia gioventù, c'è per esempio conosciuto un poliziotto che sembra fatto male, c'è un attore che si suicida, che in qualche modo si collega alla comprensione dei poliziotti, Alessio. Alla tensione di Pasolini, la famosa poesia in cui lui è più dalla parte dei poliziotti, o anche di cosa, più dai poliziotti che dai giovani borghesi che manifestano, che le facce da pariolini, no? Questi atteggiamenti. Quindi ecco, per esempio, questa lezione pasoliniana, ecco, nei film che vengono dopo c'è cioè meno salvo le teorie di Moretti, di qualcosa, è proprio in caso diario, forse l'ironia dell'episodio delle olie, ecco, può essere una rabbia sociale contro questo mondo apparentemente progressista, ma in realtà forse è. Quindi grosso modo concluderei, per non parlare troppo, essere noioso, Pasolini ha importanza come intellettuale, scrittore, corsaro e cose. Come regista se ne potrebbe discutere, ma ci vorrebbe un altro convegno. Io penso che siano molto invecchiati, qui come Polcini, come Fioreva, ma altri lo scrivono bene, e invece siano molto vivi, come Mamma Roma, Cattone, Cellaccio Cellini, e la stessa trilogia della vita, specialmente De Camera, lasciando da parte tutto il discorso su Salò, che si apre, ci vengo di là. L'ultima stravaganza è che Salò lo scrive, come si collabora, anche se non credo ai film, un regista del tutto diverso e lontano, come Pupi Avati, che però viene chiamato proprio a Pasolini per avvisare i figli diabolici di Avati, che era messo dall'orrore, e è strana questa collaborazione, come dire che le ramificazioni sono infinite. Basta così, no, sono troppo lunghi.
anche cosa parlare. No, ormai. Rieccoci. Vorrei ringraziare Claudio Caraba, però purtroppo non c'è qui. Comunque grazie per l'intervento e purtroppo non c'è perché ci sarebbe tante cose da parlare. Ad esempio, mi sarebbe piaciuto parlare del Club Amici del Canaro, questa è veramente una stravaganza. Comunque, Canaro a parte, credo che la panoramica generale che Caraba ha fatto dà, a mio avviso, molti spunti di discussione. Su almeno un paio di essi, poi mi piacerebbe sapere cosa ne pensano Giulia Zoppo e Barbara Corsi. Comunque direi di riparlarne dopo l'intervento di Giulia. Prima di lasciarti la parola, Giulia, volevo ritornare sul ciclo delle proiezioni che noi abbiamo effettuato a Pescia. I film programmati erano, credo, tutti menzionati da Caraba nel suo intervento. Avevamo programmato Cuori puri di Roberto De Paolis, Fiore di Claudio Giovannesi, Il racconto dei racconti di Garrone e I maghi randagi di Cinti, che lui in realtà non menziona. In brevissimo, qual era il criterio della scelta che avevamo adoperato? Che questo magari forse dà anche poi un contributo alla discussione sull'eredità di Pasolini. Avevo suddiviso in maniera un po' anche grossolana, obiettivamente, il cinema di Pasolini in film, chiamiamoli borgatari, a Cattone e Mamma Roma, e film invece visionari figurativi, la trilogia della vita. E quindi sì, la scelta era caduta su due film, Fiore e Cuori puri, che potevano essere accomunati a Filone Borgataro, e due invece a quello favolistico. Chiaramente una tale scelta era nelle intenzioni quella di proporre un'eventuale chiave di lettura o un punto di partenza per una discussione al riguardo. Ecco. A questo punto io direi, Giulia, ti lascio la parola, vai pure. Sì. Buonasera a tutti e grazie per avermi lasciato la parola il mio intervento. Mi ero preparato una scaletta, in realtà ho deciso che non seguirò questa scaletta, ma seguirò un pensiero che mi è nato proprio nel sentire il contributo di Caraba a proposito di quello che lui definirebbe anche cinema pasoliniano, non necessariamente dal punto di vista estetico formale, ma di contenuto politico, e ho pensato che effettivamente, se ci pensiamo, noi che ci occupiamo di cinema abbiamo tre aggettivi che sono molto più connotanti di altri, diciamo il cinema pasoliniano, felliniano, icicocchiano, e questi qui sono i tre, diciamo, aggettivi che vengono più frequentemente utilizzati, non perché gli altri grandi maestri del cinema non abbiano eredi o comunque non abbiano influenzato, diciamo, la visione filmologica, cinematografica di altri cineasti che li hanno seguiti, ma evidentemente perché questi tre nomi hanno, rispetto di altri, saputo creare un immaginario che negli anni, nel corso del tempo, ha avuto, diciamo, un riflesso molto più lungo e onnicomprensivo. Se pensiamo all'oggi, mi viene in mente, si definisce felliniano una certa parte di cinema di Paolo Sorrentino, ma non è una novità, perché voglio dire, la grande bellezza a questo aspirerebbe. Definiamo icicocchiano in maniera molto banale, anche piuttosto condivisibile, il cinema di Brian De Palma, facendo un esempio molto facile. Definiamo pasoliniano tutta una pletora di autori che si sono susseguiti nell'arco dei decenni, però
come giustamente diceva Alfonso Venturini prima, quando ancora non avevamo iniziato il discorso, Pasolini, sono passati 45 anni e ancora siamo qui che ne parliamo. Quindi questo aggettivo pasoliniano, evidentemente, al di là del valore più o meno specifico che il suo cinema ha avuto, è una figura che ancora porta con sé dei segni iconici, diciamo così, che si riflettono tra le generazioni. E tra l'altro perché, tanto perché ha rappresentato un unicum, nel momento che insomma non era soltanto, non nasce come regista, nasce come scrittore, nasce come poeta, poi da poeta diventa regista cinematografico, e lui stesso era un personaggio in qualche modo. E oltretutto non è soltanto questo che si porta addosso Pasolini, ma si porta anche dietro una marea di cliché, perché è come dire un ancora ispiratore dei movimenti cosiddetti di liberazione sessuale LGBTQ, per quanto lui per esempio non abbia mai dichiarato, diciamo, in maniera esplicita la propria omosessualità, ma ed era di fatto un aspetto della sua vita assolutamente nota a tutti. Sicuramente una scelta molto lacerata e lacerante, però ecco, questi cliché sono appunto anche gli ossimori legati a Pasolini, la famosa dolorosa vitalità di cui continuiamo a sentir parlare sempre in ogni caso, la gioia dolente, insomma tutte questi aspetti di un personaggio e di una persona che effettivamente a distanza di 45 anni ancora fa parlare di sé. Ecco, io in realtà ero partita, la mia idea principale era agganciarmi a una vecchia intervista che avevo fatto a un filosofo francese, nonché storico dell'arte e storico dell'estetica, Georges Didier-Huberman, che aveva scritto nel 2010 un piccolo pamphlet, Come le lucciole, una politica della sopravvivenza. Ecco, e lui diceva che sostanzialmente nella visione apocalittica pasoliniana c'è quella appunto dove non c'era più la speranza di poter vedere rinascere una società che fosse in grado di partorire, diciamo, ancora idee interessanti, un cinema interessante, una produzione culturale interessante, e Huberman, e io sono d'accordo con lui, sostiene che invece fortunatamente le generazioni riescono sempre ad aprirsi un varco e a creare, diciamo così, dei nuovi filoni. Questi nuovi filoni di fatto si sosseguono, anche se poi nel cinema italiano, a mio avviso, ci sono stati delle decadi veramente buie, cioè se devo pensare agli anni 80 e agli anni 90, a parte qualche caso raro, il cinema italiano non ha prodotto, secondo me, al di là dei maestri che ancora ci sono, penso a Bellocchio, penso ad Amelio, di fatto c'è stata una, diciamo, una generazione, più di una generazione di cineasti completamente, secondo me, fantasmatici, cioè scomparsi, mentre invece, e qui mi riallaccio al discorso di Caraba, anche se poi i miei nomi non sono quelli che lui fa, e mi riallaccio anche al discorso di Alfonso a proposito della selezione dei film che ha presentato a Pescia, ci sono adesso un numero, diciamo così, abbastanza consistente di autori molto interessanti, decisamente interessanti, che non tutti e non per forza hanno qualcosa che si avvicina al cinema di Pasolini. Allora, poi dobbiamo metterci d'accordo su cosa si intende, perché se pensiamo al cinema di Pasolini, intanto ha avuto un'evoluzione, quindi non è un cinema uguale, diciamo il cinema degli anni 60 non è uguale al cinema degli anni 70, e poi non solo, insomma lui ha misconosciuto la trilogia della vita quando si è agganciata alla trilogia della morte, e stilisticamente si è un po' evoluto da dei primi film che erano disastrosi dal punto di vista formale, sicuramente è stato un regista eclettico, però quello che non si. Allora, però l'influenza, ritornando poi al discorso che facevo prima, principale di Pasolini non è stata tanto, secondo me, soltanto quella cinematografica che in fondo ha creato dei cliché, che sono
Ah, guarda, quella la faccio da Pasolini, cioè il personaggio è pasoliniano quando si intende un attore con faccia particolarmente segnata, piuttosto, diciamo, poco curata, dolente, riconducibile al proletariato, eccetera. Oppure sì, se faccio un film sulle periferie, allora questo film deve essere per forza pasoliniano, appunto, ma non è detto. Si può essere pasoliniani perché fondamentalmente si pensa che, come ha fatto Garrone in Reality, per esempio, che il consumismo abbia creato dei mostri al punto tale che, innestandosi il discorso sulla crisi del consumismo, cioè con l'esplosione del consumismo e il capitalismo che ormai ha completamente divorato la vita, si è in qualche maniera legato alla società dello spettacolo debordiano, per cui c'è questa commissione mortale, per cui un film come Reality di Garrone è un film che è pasoliniano anche in questo senso. Ma io, per esempio, farei altri nomi. Io, per esempio, trovo che sia pasoliniano nella scelta di andare a cercare gli ultimi un documentarista bravissimo che è Roberto Minervini, come penso che sia pasoliniano appunto nella passione di andare a cercare, eh sì, appunto, di andare a cercare veramente, diciamo, un'umanità quasi scomparsa, la famosa Cinico TV di Cipri e Maresco, quando ancora erano insieme. E però penso, ecco, che sia più, diciamo, il milieu culturale che lui si è portato dietro, non soltanto il cinema. E per il cinema io vorrei fare due esempi, perché sono due esempi di due autori, e taccio allora sui Gemelli di Innocenzo, che secondo me in favolacce si legano in qualche maniera a temi pasoliniani, come è pasoliniano per certi aspetti il cinema di Pietro Marcello. Io invece ho preso due esempi meno noti, ma secondo me interessanti, e che sono appunto La regina di casetta di un documentarista che si chiama Francesco Fei, è un film del 2018 che ha vinto anche dei premi ed è un documentario girato in una piccolissima comunità del Mugello, dove vivono 11 persone. E poi un'altra persona che è un altro artista, regista, secondo me molto interessante, con una poetica personale, perché in questo senso io non intendo dire che pasoliniani vuol dire che ricalcano il cinema di Pasolini, no, hanno un loro linguaggio, e Mario Pirredda ce l'ha, che secondo me lui è uno dei, diciamo, sta creando questa nuova nouvelle vague sarda, molto interessante, di questi autori compizianti, Mereo e Zucca, che si stanno interessando in maniera, diciamo, molto profonda e anche poetica della realtà sarda. Ecco, quindi se si può vedere qualcosa sia di Francesco Fei, della regina di Casetta. E ve li mando subito. Grazie. Casetta era 450 persone, fino a fine guerra. Poi dopo cominciò ad andare via a fine guerra e viva la fila. Andava via un dei clatri, partiva tutte. Anni se ne avanza in ciò. A se ne restano altri. I giovani non c'è più, i vecchi muore. E va a finire che la casetta rimane senza ciò. Ecco, appunto, è proprio una storia vera ed è la storia di una piccolissima comunità di 11 persone che vivono a casetta,
che è un borgo minuscolo, appunto inerpicato sulle montagne del Mugello, dove questa piccolissima comunità di persone, a cui diciamo il cui centro è la regina di casetta, cioè Gregoria, la ragazza che si vede, la ragazzina che si vede accarezzare il muro, vivono, diciamo, resistendo a tutto quello che è la vita, diciamo così, cittadina, e nonostante abbiano grandissime difficoltà. Il medico, per esempio, della mutua deve raggiungere in macchina con fatica e ha soltanto 8 pazienti. Lei stessa è una ragazzina che vive in, diciamo, un rapporto panico con questa bellissima natura intorno, ma non ha proprio idea nemmeno di cosa l'aspetterà andare a studiare nella cittadina più vicina all'alberghiero, perché lei è abituata a vivere lì ed è la regina di quei monti, di quelle vallate. Ecco, è lì parte la carrellata di volti, diciamo così, tipicamente pasoliniana, anche se sono volti più belli rispetto a quelli a cui mi riferivo prima. Ma questa lingua ancora originale, quindi una sorta di dialetto, è il fatto di come dire, porre proprio, diciamo, vivere ai bordi, cercando di sopravvivere a quello che di fatto è la desertificazione di questi borghi, che sono portatori comunque di conoscenze, sono portatori di rapporti molto stretti. Lui con la famiglia ha un rapporto strettissimo, ma essendo 11 di anime si conoscono tutti, no? Hanno veramente un legame fortissimo, e questo film riesce veramente a raccontare il sentimento di paura e anche misto a trepidazione che Gregoria ha quando sa che dovrà lasciare quella comunità lì, abbandonarla per andare a scuola, andare a questa prima alberghiero, e sullo sfondo c'è il fatto che sostanzialmente quello è un borgo destinato a morire, perché 11 persone, di cui 8 pensionati, cioè Gregoria è veramente la bambina, tutti gli altri sono anziani, ecco. E per non continuare troppo, invece andrei su Mario Piredda, che invece in questo corto, che si chiama Casa Mia, Paolo, buongiorno. Faremo con gli occhi che li deprimo, paga da biere. Ecco, ritornando alle immagini, questo film prelude poi il lungometraggio che Piredda ha fatto. Questo è un cortometraggio pluripremiato del 2017, ma Piredda ha fatto poi un bellissimo, straordinario film, secondo me, nel 2019, che si chiama L'Agnello. Ecco, in questo caso noi abbiamo visto due bellissimi vecchi che si vogliono un gran bene, si vede dagli sguardi che si scambiano, che di fatto sono destinati a lasciare la loro casa dove vivono da sempre, perché la loro casa sarà affittata ai turisti che di d'estate vengono in Sardegna, e in Sardegna ormai il turismo è aperto a tutto, quindi non ci sono soltanto gli alberghi bed and breakfast, ma ci sono anche le case dei poveri cristi come queste, che di fatti vengono tolti da casa loro per ospitare altra gente. E lì la questione è non solo dialettale, quindi la difesa di una lingua che è quella sarda, ma anche quello di parlare di un territorio che per moltissime ragioni è un territorio che va difeso, nonostante tutte le difficoltà, nonostante tutte le resistenze contrarie che remano contro. Io poi non so
se sto sforando, mi fermerei qui. Allora, ecco, ho rimesso il microfono. Grazie mille Giulia. Volevo però prima ora fare un inciso a salutare Filippo Buccarelli, che è arrivato con ritardo, noi abbiamo preso nota del ritardo, e ti sei perso Claudio Carabbe e Giulia Zoppi. Comunque, ora credo che tu possa partecipare ugualmente con profitto a questa breve conversazione che faremo, perché riguardo all'intervento tuo, Giulia, in effetti, al di là di ringraziarti per averlo preparato con anche questi estratti molto significativi, ci sono un paio di considerazioni. La prima è che per certi versi è un po' complementare a quello di Claudio Carabba, tanto lui parlava del cinema mainstream, tanto te vai a raccogliere, a rivolgere la tua attenzione su qualcuno che obiettivamente non è conosciuto al grande pubblico, e grande pubblico è un eufemismo, ecco, nel senso, per esempio, non mi vergogno a dirlo che io non li conoscevo, ecco, non c'è nulla di male, cioè, perché già saranno conosciuti, ma insomma. Quindi è in qualche modo complementare, però anche il tuo intervento come quello di Carabbi in realtà si presta ora a discutere un po', perché mi ha molto colpito che te apparenti l'aggettivo pasoliniano con felliniano e hitchcockiano. Io su questo ho qualche perplessità, perché sì, è vero, è diventato un aggettivo, ma è diventato un aggettivo solo in Italia. Felliniano e hitchcockiano direi che sono, hanno una valenza universale, ecco, quindi metterli sullo stesso piano io ho qualche dubbio, per quanto è vero che in Italia quando si vede un primo piano di un viso disfatto, brutto, si dice che è pasoliniano, ecco, e così come quando si vede una borgata, però anche quello io ho qualche dubbio. Ed era una cosa che volevo chiederti appunto a proposito del sentire il tuo parere a proposito dell'intervento di Claudio Carabba. Ma basta fare un film sulle borgate per essere pasoliniano? Basta mostrare impegno politico ed essere pasoliniano, come in qualche modo sembrava dall'intervento di Carabba? Ora purtroppo si parla di lui e lui non può partecipare, però dice Moretti è pasoliniano per l'impegno politico, oltre per l'omaggio che gli ha fatto in Caro Diario. Marco Tullio Giordana nel film Quando sei nato non puoi nasconderti è pasoliniano. Ora, io ho qualche dubbio, te che ne pensi? Sì, i dubbi sono anche i miei, nel senso, allora, per rispondere alla tua domanda, cioè alla tua suggestione di prima, io non è che io volevo mettere sullo stesso piano pasoliniano, felliniano e hitchcockiano, io dicevo che stranamente sono aggettivi che si sentono più frequentemente, ma in realtà io potrei dire che Guadagnino, secondo me, assomiglia tanto a Bertolucci, non a Bertolucci degli inizi, ma a Bertolucci americano, secondo me gira molto così. Bertolucciano lo diciamo meno, ecco, pasoliniano lo diciamo molto, ma non ha una valenza, io non è un giudizio, ecco, non ha una valenza valoriale tutto questo. Dico che semplicemente, tra l'altro Pasolini, l'ho detto, cioè, si presta, è molto ambiguo questo tipo di definizione, perché ha ragione secondo me Camon quando dice sostanzialmente, Ferdinando Camon, amico, fraterno, scrittore, di Pasolini dice ha scritto troppo, ha girato troppo, non conosceva in realtà le borgate se non perché se ne era innamorato, ma di fatto questo non c'era cresciuto, aveva il suo mondo idilliaco, ma il mondo del, diciamo, povero, diciamo, rurale, non delle borgate, rurale, era quello dove ho vissuto io, ma non il suo. E penso che alla fine sia lui che Pavese, parlando di due grandi intellettuali,
uno sarà ricordato perché si è suicidato e l'altro si sarà ricordato per come è morto. Ecco, io non credo che sia veramente così, nel senso non credo che Pasolini sia ricordato soltanto per come è morto. Però dicevo anche che Pasolini, a differenza degli altri, è stato uno scrittore, è stato un poeta, è stato anche un personaggio, una figura che noi continuiamo a rivedere, a ritornare. Dopodiché, allora, ti dicevo anche, il suo cinema che si è evoluto sicuramente non è stato uguale a se stesso. Si può pensare che sia... Lui, allora, Carabba dice, per l'impegno politico, allora, chiaro, c'è stato anche un illustre movimento di cinema, di impegno civile, e Pasolini stesso ovviamente ha fatto politica con i suoi film. Non mi sentirei mai di inserire in un discorso pasoliniano un borghese come Moretti, diciamo, ecco, se dobbiamo andare a parlare di una delle capisaldi, diciamo, di tutta l'apparato teorico politico di Pasolini, cioè che è contro la borghesia. Ecco, se c'è un esempio di borghese, alto borghese, chiamiamo comunque borghesia colta, quello è Moretti. Allora, non basta avere un impegno politico ed essere iscritto al PD, peraltro non c'entra proprio niente il PD con Pasolini, per poter dire che è pasoliniano, ovviamente. Come non si può dire che un film girato in una borgata sia necessariamente un... Allora, però, io ti ho fatto degli esempi, è vero, residuali, parlando di due autori residuali non conosciuti, mettiamoli così, ecco, sia Piredda che Fei. Ma quando dico che sostanzialmente per me il lavoro di Pietro Marcello, torniamo sempre a un autore, diciamo, non di massa, è pasoliniano, non mi riferisco a un discorso esclusivamente di tipo estetico, ma politico anche. Ammesso e non concesso che le due cose non abbiano una relazione, e ce l'hanno, ecco. Ma non mi sento di pensare né che sia Moretti pasoliniano e nemmeno Marco Tullio Giordana, se proprio devo dirti, ecco. Hanno un impegno, hanno fatto un cinema, fanno un cinema anche impegnato politicamente, cosiddetto civile, ma non ci trovo nessun tipo di assonanza e di vicinanza con Pasolini. Ecco, su questo chiaramente sono d'accordo con te. Ma io mi ha colpito una cosa che tu hai detto sull'eclettismo del cinema di Pasolini. Ed è quello, in effetti, io da non specialista certamente del cinema di Pasolini, però chiaramente ho visto i film e in realtà si evince questa evoluzione. Federica, c'è online, vieni. Filippo, sì, sì. Si è scordato. Ok. Si evince questo cambiamento, quindi che è una cosa che secondo me che va un po' sottolineata, specie quando si parla poi degli eredi, perché se si lascia da parte un attimo come dire, le poetiche, come avrebbe detto Maurizio Del Ministro, degli autori, lasciamo a parte un attimo le poetiche, io vedo Pasolini ha un eclettismo, perché ha un'evoluzione, passa da dei film borgatari, comunque veristici, anche se chiaramente superano il neorealismo, non hanno nulla a che vedere, però borgatari, arriva alla trilogia della vita, voglio dire, siamo ben lontani, e passando da lì, da Teorema, da Porcile, per non dire tutto il lavoro che ha fatto documentaristico, ecco, quindi una varietà di, quantomeno di generi, non parlo di poetica, una varietà di generi significativa. Quindi da una parte volevo sottolineerei questa varietà, dall'altra, come tu ben sai, perché ne abbiamo avuto già modo di parlare, il fatto che Pasolini aveva successo, e questo successo relativo, non tutti i film, obiettivamente, ma Decamerone ha venduto 11 milioni di biglietti.
vabbè, cinema tutto diverso, è cambiata la fruizione, è cambiato il mondo. Ora, e poi la Barbara poi vuole intervenire su questo, ovviamente lei è la maggiore esperta di questo, però sta di fatto che tu mi dicevi Pietro Marcello, che è più conosciuto certamente degli altri documentaristi che tu hai parlato, ma Pietro Marcello, io non so quanti biglietti possa aver fatto Martin Eden, che ha avuto una buona risonanza, presentata a Venezia, uscito immediatamente dopo, ma che non so, avrà avuto 200.000 spettatori. Chiaramente Marcello, come il cinema di oggi, è tutto finanziato a priori, non si basa sul botteghino, sulla vendita al cinema. È tutto un lavoro nel sottobosco ministeriale, regionale, per avere i finanziamenti. A un certo punto io faccio il mio film, praticamente se lo vedo anche da solo i miei amici, ora estremizzo anche in maniera un po' polemica, va bene. Pasolini non è così. Il Decamerone è 11 milioni di biglietti, e questa è stata la forza di Pasolini, per cui poteva resistere anche ai processi veri o intentati che gli hanno fatto. Quindi io, per venire al punto che ti volevo sottoporre a te, a Barbara, e poi perché si può allargare anche agli scrittori, agli intellettuali, l'impressione mia è che questi eredi, più o meno eredi, si può fare, però non parlano al pubblico come Pasolini, sono più autoreferenziali, parlano più a se stessi, è una piccola cerchia, e in questo c'è una grandissima differenza rispetto a Pasolini. E quindi, se anche hanno ripreso dei temi, però non ne hanno ripreso la forza comunicativa. Non so, ecco, cosa ne pensi te e gli altri? Allora, sì, per risponderti, guarda, io non mi sento di, forse mi sono spiegata male, ma non mi sento proprio di dire che ci sia nessuno che abbia ereditato, cioè, quindi non ci sono eredi pasoliniani, e come te dicevo che sostanzialmente parlare di cinema pasoliniano è molto ambiguo, perché appunto ha avuto un percorso lungo e diverso e diversificato, per cui cosa si intende per cinema pasoliniano? Nella definizione che ha fatto Carabba, da una prima ha parlato delle borgate e quindi del cinema degli anni 60, dopodiché si è agganciato al cinema più prettamente politico e ha tirato fuori appunto i nomi di Moretti e di Marco Tullio Giordana. Ma io l'ho detto, cioè ho detto in realtà di cosa stiamo parlando, non è così semplice. Ci sono eredi, non lo so se ci sono eredi, penso più che altro che ci siano, che semplicemente appunto Pasolini abbia creato, e questo te lo posso assicurare io, che invece ho, tu mi facevi, dicevi Fellignano e Cicocchiano ha una valenza internazionale. Pasoliniano ha una valenza internazionale, gli studi che la Francia fa su Pasolini sono ancora oggi molti, è un autore molto studiato e molto amato da chi fa filosofia del cinema, ma a parte questo aspetto io non mi sento di parlare di eredi, mi sento di dire che evidentemente dopo 45 anni ancora stiamo parlando di Pasolini, quindi evidentemente un'eredità, diciamo, di tipo culturale, qualche domanda ancora c'è nell'aria, ma non solo, è evidente che alcune sue tematiche sono ancora sono state delle profezie anche indovinate. Quando parlo del cinema dei gemelli di Innocenzo, in un certo l'ultima favolaccia, sto dicendo, lui aveva in qualche maniera previsto quello che di fatto si vede in questo film, ecco. E quindi, diciamo, forse il suo ruolo profetico, che poi io rifiuto, perché nel momento in cui io ho fatto una scelta parlando delle lucciole, di quanto in realtà secondo me ancora le lucciole ci sono e splendono, e facendo gli esempi dei registi che ti ho fatto, ti dicevo, alla fine non ho una visione così pessimistica come era pessimistica la sua visione. Dopodiché tu poi mi solleciti su un argomento che
di cui io non so nulla, e che è quello appunto relativo al mercato, quindi del cinema, alla produzione, alla distribuzione, allo sbigliettamento e del successo. E però posso soltanto dirti che appunto Pasolini comunque era figlio del suo tempo, ecco, era figlio del suo tempo. All'epoca il cinema aveva una centralità che oggi non ha, una forma proprio del frequentare le sale cinematografiche, perché oggi ci sono altri media che in qualche maniera l'hanno scalzato in termini di numeri così massivi, e poi perché fondamentalmente sì, appunto, aveva evidentemente una forza che oggi non ha più, ma non mi far dire cose di cui non so molto, ecco. Io credo che sia tu che Barbara siate molto più edotti su questo argomento sicuramente di me. Sì, no, appunto, a questo punto, se Barbara ci sente e vuole intervenire su questo cambiamento del cinema, che chiaramente poi incide anche sul cambiamento dei registi, ben volentieri sentiremo cosa hai da dire. O forse se tu ci vuoi parlare del rapporto fra Fellini e Pasolini, anche quello è tutta una cosa da raccontare. Prego, Barbara. No, premetto che io purtroppo ho sentito a scatti e magari mi sono persa delle cose fondamentali. La connessione funziona molto male. Ma volevo dire due cose. Uno, che non sono per niente d'accordo con Carabba. Per me Garrone è tutta un'altra cosa rispetto a Pasolini, ha un altro percorso, viene dalla scenografia, fa un cinema iperrealista che non ha niente a che fare con Pasolini, né nella prima né nella seconda fase. E così anche i giovani autori, quello del Fiore, quello di Cuori Puri, vengono tutti e due dal documentario, per cui è ancora un altro capitolo. La storia del documentario italiano poi è... appunto farà a sé, specialmente negli ultimi anni, quindi no, non vedo necessariamente una filiazione da Pasolini. E sui cambiamenti di registro della filmografia di Pasolini naturalmente incidono molto i produttori, perché nella prima fase c'è Alfredo Bini, che anche dal punto di vista politico è allineato con il suo autore, è un anarchico, è disposto a rischiare, anzi fa gioco e rischio per fare scalpore, è un personaggio che ama il rischio e quindi se lo prende tutto, anche naturalmente individuando in Pasolini la capacità, lo stile, il suo enorme talento, però è anche un gioco reciproco di corrispondenze. E la fase intermedia, diciamo, quando lui per esempio produce Teorema con l'Euro International Film, con Marina Cicogna, è ancora si situa in un'epoca in cui lo scandalo fa gioco, fa mercato. Per cui a Pasolini, che è un autore anche provocatore, un autore che con la sua vita da scandalo e con le cose che dice fa scandalo, viene adottato dalla Cicogna proprio per questo, perché lo stima come poeta, come autore, ma anche perché il suo progetto è abbastanza dirompente. E fra l'altro è lei che sceglie l'attore protagonista e non Pasolini, che voleva scegliere uno dei suoi bruttoni, non mi ricordo quale, ma la bellezza di Terence Stamp è naturalmente funzionale al film, lo colloca su un livello molto più alto, più metafisico rispetto a Uccitti. L'ultima fase, quella della trilogia della vita, e non dimentichiamo Medea, eccetera, tutti prodotti dall'Euro International Film, che sono ancora un'altra cosa, sono film che hanno più a che fare forse col teatro, con la messa in scena, con una rivisitazione dei classici decisamente originale. L'ultima fase si deve a Pasolini, sì, ma soprattutto a Grimaldi, e Alberto Grimaldi, produttore della PEA,
che aveva cavalcato questa nuova tendenza del super spettacolo d'autore, che era un modo per coniugare la firma dell'autore e la grossa produzione con il marchio di qualità europeo, ma i finanziamenti americani. Ed è lui che sostiene il rischio di questi film, perché lui è un avvocato, sa esattamente come controbattere alle varie questioni giudiziarie che poi scatenano sia Trilogia della Vita sia Salò, e quindi non ci sarebbe trilogia se non ci fosse Grimaldi. E probabilmente anche questa messa in scena così sontuosa si deve anche a esigenze di spettacolo volute proprio sollecitate dal produttore. Riguardo a Fellini, quello che chiedeva Alfonso, è curioso insomma, pensare che Pasolini potesse rivolgersi a Fellini pensando che potesse essere un suo produttore. È paradossale, forse si deve all'amicizia che c'era fra loro, che però era in un certo senso mal riposta, perché prima di tutto, come abbiamo scoperto, la società di Fellini e Rizzoli non esisteva, non è mai esistita la Federiz, ecco. E per cui era tutto una messa in scena anche questa, e poi perché Fellini non avrebbe mai potuto capire un linguaggio come quello di Pasolini, un progetto come quello di Pasolini. Ma anche Bini, quando poi rileva il progetto di Accattone, dice che sì, lo prende lui, però gli affianca l'aiuto regia, il montatore, l'editore, il direttore della fotografia, che lo guidano, perché Pasolini non sa niente di cinema, è un poeta, deve imparare tutto, per cui sì, Accattone è dei Pasolini, ma è anche di tutti questi tecnici, personaggi, autori che Bini li ha messo accanto. Ecco, poi non so, ditemi no, voi. No, direi che già questo tuo quadro dei produttori di Pasolini è molto significativo. Sono argomenti chiaramente che conosci benissimo, di cui si parla, però che non sono normalmente evocati quando si parla di Pasolini, della poetica di Pasolini. Ecco. E nel nostro caso, quello che mi interessa, visto che l'attenzione è sugli eredi di Pasolini, è chiaro che venendo a mancare dei produttori che rischiano i propri soldi, questo genera tutto un cambiamento anche nel fare cinema. È vero, il cinema non è più il mezzo, la principale forma di intrattenimento degli italiani, come lo era ancora negli anni 70, però probabilmente in altre nazioni se la vive ancora un pochino meglio di come se la vive in Italia, dove appunto l'impressione, la mia idea, è che certi autori diventano autoreferenziali, per ripetermi, non cercano più il pubblico, no? Perché non c'è più nessuno e rischia soldi. Sì, posso... quando avete fatto. No, no, prego, prego. No, finisca. Sì. Sì, questo vale in generale purtroppo per il cinema europeo forse, proprio perché non ha strutture integrate e quindi i produttori agiscono al di fuori forte struttura di distribuzione che può imporre il prodotto, e quindi si devono rivolgere sempre alle solite due o tre fonti totalmente scollegati dal mercato, insomma, che hanno un'altra mission, una mission della qualità, della premiazione ai festival, della diffusione culturale, ma non quella del mercato. Ecco, poi per poi passare la parola a Filippo e magari arrivare a una conclusione, ed è a questo punto che ti voglio coinvolgere.
proprio perché appunto l'idea è che i nuovi registi, gli eredi, che poi abbiamo visto che non c'è un grande accordo fra di noi su quanti siano gli eredi, tra virgolette, di Pasolini, però indubbiamente, come dicevi Giulia, il fatto ci sia l'aggettivo, però vuol dire che delle tracce, se non proprio un erede, ci sono. Però, rivenendo appunto in maniera più generale, l'impressione, e poi non è solo l'impressione, sono i dati di fatto, questi epigoni di Pasolini hanno perso il contatto con il pubblico che Pasolini aveva. Ecco, visto che te, da sociologo, sei reduce da due convegni sulla figura di Pasolini, ecco, questo però può essere valido anche a livello degli intellettuali, degli scrittori, ovvero sia come il cinema ha perso contatto con il suo pubblico, è la stessa cosa per gli scrittori e per gli intellettuali? La domanda è un po' retorica perché io penso di sì, però ti lascio a te di rispondere, di dire quello che tu pensi. Ecco. Lo chiedi a me? Sì, certo. Quando si parla di intellettuali, noi si parla solo di gente di cinema, Filippo. Cioè. No, figuriamoci. Certo. Intanto volevo scusarmi del ritardo, ma è stato dovuto al fatto che, avendo degli esami online e questa modalità online da una parte facilita e dall'altra complica molto, ci sono stati problemi di connessione. Non potevo lasciare la commissione e giocavo un po' sul filo dei secondi. Mi scuso con voi e mi scuso con quanti ci stanno vedendo. Ma sono qui e sono qui per rispondere anche alla sollecitazione, diciamo, di Alfonso. Ma io intanto va bene, non è che appaio qui in una maniera improvvisata, nel senso che sia con Alfonso sia con Giulia abbiamo avuto modo di confrontarsi anche in preparazione di questo momento di incontro, non con Barbara, che saluto, insomma, che conosco adesso in particolare. Dico un po' le mie impressioni e le mie considerazioni sulla base di quanto appunto detto fino a questo momento, e tutto sommato non ho visto l'intervento di Carapa, ma ne sapevo un po' i contenuti. Vado per ordine. La prima cosa: a me del cinema pasoliniano in generale, parlo come comune, massimo comune denominatore, ha sempre colpito in questo modo. Io non so se è dovuto al fatto di una sua incompetenza, ma diciamo ingenua padronanza, no? Mi riferisco a quello che Barbara diceva quando ora accennava al fatto che, insomma, tutta una serie di tecnici e di professionisti gli erano accanto, o se voluto, ha sempre colpito del cinema pasoliniano, diciamo, il suo andamento didascalico in qualche modo, cioè, che a me non piace, peraltro, da un punto di vista cinematografico, e cioè se io appunto, non so, faccio attenzione alla sequenza dei suoi piani sequenza, il modo con cui appunto lega nel fase di montaggio il cinema, è come se vedesse, insomma, ho come l'impressione di vedere delle fotografie, no? O dei filmini in qualche modo giustapposti e collegati, ma non con un filo estetico. Ecco, forse parlo proprio di un'estetica da questo punto di vista, con un filo estetico, logico e continuativo. Questo ne fa un unicum, non so, secondo me, non so se, diciamo, voluto, se non voluto, ma comunque certo un unicum. E mi dà lo spunto forse per affrontare anche un secondo aspetto che mi ha posto in discussione, e cioè, parto da qui, il rapporto con il pubblico, cioè nel senso, quindi trovo questa giusta posizione, questa estetica per fotogrammi, diciamo così, alla ricerca, al di là dei contenuti però, come un tentativo, quasi un idioletto, no? Con cui una persona, una persona cerca di parlare agli altri. L'idioletto non è un idioma. L'idioma è una coinè. L'idioma, diciamo, è un linguaggio in qualche modo condiviso. L'idioletto invece è qualcosa di più particolaristico addirittura del dialetto. Cioè,
Il dialetto è comunque, diciamo così, la lingua di una collettività, di una comunità. Il dialetto è qualcosa di più privato e questa caratteristica è, credo, tipica di un animo comunque estremamente inquieta, che cerca continuamente la comunicazione con gli altri, non sapendo come, in qualche modo, diciamo, conquistarla. Qui le derive psicologiche potrebbero essere facili, ma io, in quanto sociologo, adoro la psicologia, anche se mi ruba lavoro, diciamo. Nel senso che mi colpisce, nella storia di Pasolini mi colpisce molto il rapporto con la madre, no? Questa figura in qualche modo di riferimento, no? questo nucleo e contemporaneamente l'apertura all'altro, estremamente difficile, estremamente complicata. Ecco, io ho richiamato un po' l'immagine dell'idioletto per dire come Pasolini cercasse disperatamente, secondo me, sia nella sua fase, chiamiamola così, della vita, no? La trilogia, sia nella fase in cui abbiura la trilogia della vita, che sono gli ultimi mesi o gli ultimi anni della sua, diciamo, della sua produzione, cerca insistentemente di comunicare questo suo disagio, di comunicare questa sua visionarità pessimistica. Io ho in mente il suo intervento, il suo appello, insomma, le sue considerazioni agli italiani, no? Questo popolo che non ha mai saputo salvarsi, la cui saggezza l'ha sempre aiutata a sopravvivere in qualche modo. E alla fine conclude, io oppongo questa mia voce flebile, questa mia voce, diciamo, scarna, puerile, dice, se non sbaglio, la mia magrezza, e muoio, e anche questo mi nuoce, no? Quindi questo tentativo di voler parlare, di voler comunicare, e la consapevolezza di non riuscirci. Scusate se mi dilungo, ma prendo solo pochi minuti, perché poi è una cosa... ho in mente ancora stralci di interviste, in particolare quell'intervista che lui fa cercando di spiegare a un giornalista sindacale che si presenta come tale quanto Medea volesse parlare al popolo e non all'elite, no? E il giornalista sindacale dice quindi lei con Medea vuol parlare al popolo, alla classe operaia che avrebbe diritto, no, a una crescita culturale. E non è invece, no, gli chiedeva il giornalista sindacale, non mi ricordo il nome, non è invece un'opera d'élite. E Pasolini risponde impacciato, però deciso, è un problema di parola, dice, noi abbiamo una parola, no, che in qualche modo è già connotata culturalmente, e io uso questa per, sarei un pazzo, lui dice, se volessi, diciamo, rivolgermi all'élite classica, no, di cui io faccio parte, perché lui riconosceva di far parte dell'élite classica, così come riconosceva nell'elite classica la figura del sindacalista sindacale. Io voglio parlare a una nuova elite, no? Una nuova elite fatta di quel popolo, attenzione qui popolo poi peraltro è una parola pericolosa, perché no, ora, oggi abbiamo i populismi, c'è chi pensa che oggi Pasolini potesse essere un populista se fosse sopravvissuto. Io non credo, sarebbe stato un popolare, no? Popolare diverso da populismo. Appunto lui concludeva dicendo, io è a loro che mi rivolgo, non all'elite classica, perché io in questo studio, dice Pasolini, in quello spezzone, non vedo nessun operaio, non vedo nessun figlio di operaio, lei incluso, si rivolge al giornalista di fa, no? In maniera estremamente tagliente, lei incluso. Ecco. C'è questo riferimento, e qui allora è la figura dell'intellettuale, perché mi pare che Alfonso in qualche modo ponesse questo problema, al di là del cineasta, al di là del poeta, al di là del letterario, al di là di non so cosa, l'intellettuale, lo studioso. È chiaro che Pasolini, come dice giustamente Giulia, è figlio del suo tempo, ed è figlio di un tempo in cui gli intellettuali, attenzione, non è che prevalessero dal punto di vista della figura, no, pubblica, della sfera pubblica, ma entravano in quel momento inevitabilmente in crisi. Gli anni 70, ma io direi anche prima, insomma, no? A cavallo degli anni 60 e gli anni 70,
sono, diciamo così, gli anni di un boom economico che è contemporaneamente, attenzione, un boom culturale, una diffusione, diciamo, del livello di studio, la scolarizzazione di massa, ovunque, contemporaneamente. È anche il momento della trasformazione della popolazione in consumatori, d'accordo? Ma è quel processo in cui automaticamente la figura dell'intellettuale come figura, non dico super partes, ma figura come autorità, tende a essere corrosa, tende a essere, diciamo così, delegittimata. Ora, al di là del tempo e della datazione, no? Gli anni 70 ancora sono gli anni dei grandi intellettuali, penso in Francia, Althusser, o comunque, diciamo, dico della Francia perché insomma les intellectuels sono, no, in qualche modo impegnati, sono tipici della tradizione francese, ma è quel periodo in cui la frammentazione, l'individualizzazione, anche da un punto di vista culturale, anche da un punto di vista valoriale, no? Questa, viene meno un quadro culturale, è quello che voglio dire, più o meno condiviso. E quindi è in questo senso che Pasolini è in una fase di passaggio, no? In cui tenta la comunicazione nell'ambito di un filologico collettivo, d'accordo, di cui lui vuole essere in qualche modo, secondo me, insomma, parte critica e con tutte le difficoltà, magari non ci riesce, ma vuole essere parte critica. Oggi tutto questo non c'è. E quindi la mia ultima considerazione rispetto al Pasolini, questo incontro, no, è il Pasolini, il cinema pasoliniano fra ieri e domani, no? E quindi arrivo anche a alcune considerazioni su Calabba. Scusatemi la mia lunghezza, ma vado a concludere. Oggi è un panorama completamente diverso. È un panorama completamente diverso dal punto di vista, per esempio, della sfera pubblica e dell'opinione. Qual è l'opinione pubblica a cui ci si rivolge? Cioè, un intellettuale e un cineasta, a chi si rivolge? A quale raggruppamento sociale? Voi vedete dei raggruppamenti sociali? Io vedo delle corporazioni che sono raggruppamenti sociali, ma non hanno alcuna, in questo momento, alcun spessore di classe, là dove con questo concetto, no, si identifica una controcultura, non so, una controegemonia culturale, cosa che invece al tempo di Pasolini c'era, no? Oggi non c'è. Pensate ai canali della distribuzione cinematografica o dei prodotti audiovisivi. Noi abbiamo oggi internet, no? Da una parte, diciamo, l'industria cinematografica, l'industria culturale che ha bisogno di... Ma dall'altra abbiamo delle innovazioni enormi, il circuito di Netflix, piattaforme di autoproduzione, no? O di produzione in qualche modo, basta girare su YouTube, si trovano decine e decine di film indipendenti prodotti che fanno nicchia. Allora, questa autoreferenzialità, no? A cui giustamente, secondo me, Alfonso faceva riferimento, è qualcosa però a questo punto, io credo, non tanto di ricercato, laddove per esempio si potrebbe dire, sì c'è anche questo, per carità Alfonso, sono d'accordo con te, laddove si potrebbe dire che oggi qualcuno propone qualcosa, l'importante è, no, magari dicendo io lo produco, io o me l'autoproduco, no? O comunque diciamo lo produco, lo propongo, l'importante è che piaccia a me e che, no, non piaccia, che piaccia al pubblico o meno. In qualche modo mi interessa poco. Attenzione, capisco poi le ricadute dal punto di vista, per esempio, delle risorse, dei finanziamenti. Se per esempio Alfonso voleva dire anche questo, l'appunto, no, quindi il sostegno. Ma è proprio il sistema che in qualche modo, il sistema della produzione, della distribuzione, no? Che rivoluzionato da questo punto di vista porta a un'autoreferenzialità. Non c'è più quella gavetta, no? Ora scusate, passatemi questo termine. Quella gavetta che c'era un tempo e che portava, pur nel sacrificio, pur nel contrasto, pur nella marginalizzazione, che Pasolini evidentemente vive, d'accordo, portava in qualche modo a imparare a fare cinema, perché sono d'accordo, Pasolini secondo me non fa cinema per tanti aspetti, non mi piace il cinema di Pasolini, no? In questo senso. Però è, come dire, un tentativo di espressione, laddove l'espressione allora la più difficile c'era questo sforzo e questo spessore, no?
Oggi ho l'impressione che laddove è molto più facile, molto più facilitato, questo spessore, quindi le ricadute, vado a concludere, quindi con Calabba, sia molto, molto, molto più complicato. Oggi dunque basta fare un film sulle borgate per essere pasoliniani o per potersi classificare come appartenente a un'eredità pasoliniana. Basta fare un film impegnato politicamente per poter dirsi o annoverarsi tra i pasoliniani, Tullio Giordano oppure Nanni Moretti, ecco, no, appunto mi aveva colpito Nanni Moretti nella carrellata. No, secondo me no, cioè non è questo il punto. Il punto è di cosa si parla e a chi si parla. Pasolini aveva qualcosa da dire. Forse sarebbe meglio dire, aveva qualcosa che non riusciva a dire, aveva qualcuno che pensava potesse essere colui al quale potesse parlare e in questo senso potesse in qualche modo incidere, su cui potesse in qualche modo incidere. Oggi questo è molto più frammentato, è molto più individualizzato e quindi molto meno pregnante. E quindi sì, esiste, concluderei così, un'eredità pasoliniana, è una specie di eco lontana, no? Che ancora riemerge, che ancora in qualche modo si sente, ma che è alla ricerca di forme altrettanto anche dolorosamente, o forse, come dice Giulia, abbiamo avuto modo di confrontarsi su questo, non soltanto dolorosamente, ma speranzosamente, poter in qualche modo comunicare, poter in qualche modo dire qualcosa rispetto a Duane. Ecco, scusatemi, l'ultima cosa che dico è questa. Pasolini cinematografa, Pasolini scrive poesie, Pasolini diciamo scrive in generale letterarie, letteratura, poesia, guardando costantemente diciamo al futuro, no? E spesso, come ha detto Paolo Giovannini in un precedente incontro fatto in questa serie, forse perdendo di vista il dettaglio di quello che gli stava sotto gli occhi, perché in effetti è vero, no? In questa sua, non dico ambizione, ma in questa sua protenzione verso quelli che possono essere gli eventi del futuro, da qui l'eccessivo pessimismo, no? Per tanti aspetti, c'era un non vedere bene quello che stava sotto i suoi occhi e quindi anche la complessità di quello che stava sotto i suoi occhi. Guarda costantemente verso il futuro e ne preconizza una definizione sicuramente pessimistica e negativa. Oggi ci sono autori, poeti, letterati, scrittori, cineasti che guardano al futuro? No, secondo me no. Secondo me si guarda a una presentificazione in qualche modo, no? Al presente, al qui ed ora, forse con un dettaglio molto maggiore di quanto non facesse Pasolini, no? Proprio per le cose che dicevo prima, ma in una sorta di impossibilità a guardare al di là del domani l'altro, perché probabilmente è uno scenario, per tutta la frammentazione a cui mi riferivo, difficile da inquadrare. Mi verrebbero da fare queste considerazioni. Non so se gli altri hanno voglia di dire due parole soltanto. Insomma. Giulia, se tu vuoi aggiungere qualcosa, poi però bisogna avviarsi alla conclusione perché è già un'ora e mezzo e credo che se no, no. Quelli che poverini che pazientano, se volete aggiungere qualcosa, ecco. A quanto detto da Filippo. Ma io direi anzi, da parte mia chiuderei con un punto interrogativo, cioè mi ha fatto riflettere questa ultima affermazione, tra l'altro una cosa che dovremmo anche valutare e che doveva essere l'inizio del mio intervento, poi io l'ho saltata quella parte, ma diciamo che nel frattempo Pandemia, che è scoperto essere un film che è uscito nel 2011 di un autore italiano sconosciuto che si chiama Fiorentino di cognome,
e avrà un ruolo anche nel cinema di domani, e Barbara mi darà ragione, non soltanto dal punto di vista produttivo, perché sostanzialmente, diciamo, intanto si è bloccata la macchina per un po' e ha creato diversi problemi, ma perché comunque è successo qualcosa di molto importante, e anche quindi anche questo apre uno squarcio sul quale secondo me sarà interessante valutare, vedere, aspettare cosa succederà. Sulla suggestione del vivere nel presente ci devo pensare, io sono una filosofa, ho bisogno di pensare alle cose prima di dire. Direi che mi piace però come Filippo ha detto. E poi in ogni caso ci sarà tempo per il convegno che ottobre che faremo, quindi avrai modo anche di ripensarci e di riproporre qualcosa. Sì. Non so, Barbara, te avevi qualcosa da aggiungere? Hai il microfono spento. Barbara, sì, ha il microfono spento. Sì. Esatto. No, stavo pensando anch'io, è giustissimo il discorso della frammentazione della visione, sia frammentazione produttiva, perché adesso per fare un film occorrono decine di fonti di finanziamento diverse da mettere insieme. E questo ovviamente porta anche a dei compromessi, sia per i pubblici che sono sempre più targettizzati, anche con le piattaforme. Il cinema non è più uno spettacolo di massa. E quindi questo certo porta a una frammentazione, anche un isolamento degli spettatori. Questo è ovviamente una cosa che a noi chiamiamo il cinema ci fa un po' paura. Sì, questo può essere controbilanciato da una dose di libertà espressiva maggiore. Ogni tanto emergono delle punte, si scopre qualcosa che magari prima non si sarebbe potuto scoprire, però certo è un quadro confuso, è difficile da dominare, da prevedere. E riguardo alla presentificazione, sì, sono molto d'accordo, soprattutto vale per il cinema italiano, non conosco tantissimo la situazione delle altre cinematografie, cioè conosco quello che arriva in Italia, ma per il cinema italiano sicuramente è vero, la presentificazione, non essere capaci di guardare al domani è una cosa che la dice lunga anche. Si guarda poco anche al passato, devo dire, tranne alcuni autori. Ecco, questo sì, scusa Barbara, hai ragione, cioè si guarda poco anche al passato, hai ragione, perché la presentificazione vuol dire in qualche modo chiusura, no? Rispetto al futuro, ma anche difficoltà ad apportarsi a un passato, ma perché in questo momento, scusami, il passato è continuamente ridefinito secondo criteri molto frammentati. Il passato non è qualcosa di che si consolida lì, no? In qualche modo sicuro, ma viene riletto sulla base dell'esperienza attuale. Se è un'esperienza frammentata, è chiaro che è anche un passato altrettanto frammentato e poco punto di riferimento, insomma. No, è detto così. Sì. Direi, se siete d'accordo, di chiudere così. Purtroppo chiudiamo con più interrogativi, più dubbi, più incertezze. Speriamo anche di aver dato delle informazioni a quelli che ci hanno seguito, delle informazioni interessanti, però obiettivamente sembrerebbe quasi di farlo apposta. Qui bisogna rinviare tutto a un prossimo convegno, proprio perché in realtà mi sembra che non sia uscito qualcosa di definitivo, nel senso non si sa bene, tracce sì, ma non si sa bene chi siano gli eredi, se ci sono, la valenza del cinema di Pasolini e poi anche il cinema stesso di Pasolini, in realtà c'è molto da interrogarsi su questo. Niente, io direi a questo punto un'ora e mezzo di chiudere. Scusa, sì. No, semplicemente per ricordare nella consapevolezza e nella, diciamo, certezza che
sia Barbara che Giulia faranno parte, diciamo, del convegno, no? Semplicemente. Direi senz'altro. Così come Carabba, sì. Che a questo punto vincerà la sua paura anche, diciamo, della mediazione. No, vabbè, Carabba aveva un problema tecnico e basta. Sì, certamente, anche se non per essere proprio al presente, però qui il problema delle Covid in realtà rende tutto, ma dire si farà a ottobre, ma altre volte sarebbe detto, certo, anzi, cominciamo a buttare sulla lista di quelli che intervengono. Ora uno dice, beh, sì, la prima cosa che gli viene in mente lo potremmo fare? Cioè, questo è il grande dubbio. Diciamo che confido di sì, comunque è il 30 e sì, 31 ottobre, no? Sì, prima della seconda, prima che riarrivi. Comunque, volevo chiudere dicendo che quando avevamo concepito questa iniziativa, volevamo farla a tavola rotonda, sì, perché io ero convintissimo che erano più i motivi di discutere le incertezze che le certezze, cioè, quindi si prestava bene a un giro di tavolo dove tutti potevano poi battere e controbattere. Purtroppo l'abbiamo fatta così online, abbiamo cercato di fare il meglio. Vi ringrazio tutti quanti, grazie. Un grande saluto. Grazie. Giulia, Barbara, grazie. Grazie a voi tanto. Concludo la diretta.